Buongiorno a tutti e benvenuti su OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. In questo video parliamo del metodo MKH, un metodo di valutazione della visione binoculare il cui fulcro è la disparità di fissazione. L'acronimo MKH sta per metodo di valutazione e correzione secondo ASE. Mess- und Korrektionsmethodik nach ASE. Sì, diciamo che in tedesco non lo so pronunciare, quindi Google Traduttore ha fatto il suo sporco lavoro. Ma passiamo avanti. Dunque, nel modello visivo di ASE, la maggior parte dei problemi visivi non è di natura sensomotoria, come nel caso del modello visivo americano, ma è di natura estremamente sensoriale. Sempre secondo ASE, durante la visione di un target, la fusione motoria porta la fissazione dal punto di localizzazione tonica al punto in cui si trova il target. Quindi richiede un certo quantitativo di energie per fare ciò. E siccome c'è la legge del minimo sforzo che è sempre valida, interviene la disparità di fissazione. Attraverso la sua componente motoria e quindi dinamica riduce l'impegno della fusione motoria e quindi dell'eterofobia, e poi attraverso la componente sensoriale o meglio statica va diciamo a modificare l'area di Pannum per creare una visione binoculare singola. È chiaro che un continuo uso della disparità di fissazione va a richiedere dei determinati adattamenti funzionali, i quali sono causati ovviamente dall'impegno visocognitivo prossimale, il quale poi genererà questi determinati adattamenti, i quali non sono altro che delle vere e proprie pseudofore. Il metodo MKH è un metodo che serve a valutare e anche a quantificare la disparità di fissazione, la quale poi viene gestita attraverso l'uso di prismi. A differenza della sequenza dei 21 punti con metodo OEP, nel metodo MKH o nella sequenza MKH non vi sono degli expected, semplicemente perché l'unico valore medio atteso è sempre l'orto disparità, motivo fondamentale per cui diciamo, si è creata questa sequenza. Questo metodo ha sicuramente dei vantaggi, fra i quali quello di essere standardizzato, di essere molto semplice e ripetibile. Inoltre viene effettuato attraverso l'uso di un trial frame, quindi risulta anche molto molto ambientale, a differenza della sequenza dei 21 punti secondo metodo EP che abbiamo precedentemente visto. Quindi risulta un ottimo metodo per valutare la binocolarità e gestirla attraverso l'uso di prismi, oppure valutarla e capire come diciamo, dispiegare la terapia visiva per migliorare la visione in un determinato utente. Dunque abbiamo una serie di test, una batteria di test molto semplici che vengono effettuati sia da lontano che da vicino e vanno diciamo, a valutare e compensare la disparità di fissazione sia nella sua componente motore che nella sua componente sensoriale. Possiamo dividere l'esecuzione pratica in tre fasi. La prima è quella della valutazione della componente motore, quindi dinamica, che viene effettuata attraverso il test della croce. Poi abbiamo la fase in cui valutiamo la componente sensoriale della disparità di fissazione attraverso il test dell'ago orizzontale, dell'ago verticale, dell'ago doppio, test dei ganci, delle frecce, del bilanciamento stereoscopico. E infine abbiamo l'ultima fase in cui attraverso il test di Cowen andiamo a effettuare il bilanciamento bioculare. Quindi è una sequenza abbastanza semplice e veloce da eseguire. Poi magari in video successivi andiamo ad analizzare nello specifico i vari test. Dunque per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate nei commenti il vostro parere e lasciate soprattutto un mi piace e iscrivetevi al canale che è molto più importante. Se ovviamente avete suggerimenti, proposte, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style.